Alessandria, Piazza del Duomo, 18 gennaio 2016. Fa freddo, ma questo non basta a scoraggiare tanti tifosi grigi radunati davanti al maxischermo allestito dall'ASCOM per seguire e partecipare in prima persona ad un appuntamento storico, i quarti di finale di Coppa Italia contro lo Spezia, i rivali di sempre. Al 20° Tagliavento assegna un calcio di rigore ai padroni di casa che si portano in vantaggio con Calaiò. In Piazza del Duomo adesso la temperatura si fa ancora più rigida, ma la speranza non si spegne. In campo i grigi reagiscono, cercano il pareggio e lo sfiorano anche in alcune occasioni. Calaiò, ancora lui, avrebbe sui piedi la palla del raddoppio, ma la spreca malamente a tu per tu con Vannucchi. Dopo aver vissuto l'azione con il fiato sospeso, i tifosi grigi esultano come ad un gol della propria squadra. Nella ripresa la tensione sale, l'Alessandria gioca meglio dello Spezia, meriterebbe il pareggio che arriva grazie a Boccalon a 7 minuti dal termine. Piazza del Duomo esplode per la prima volta e non sarà l'ultima. Nei minuti di recupero infatti la favola della squadra di Gregucci si trasforma in leggenda e a portarla lassù nella semifinale contro il Milan ci pensa sempre lui, Boccalon, l'eroe di Coppa, con un colpo di testa che fa letteralmente impazzire di gioia gli alessandrini. Gli ultimi minuti sono carichi di tensione, vissuti con il cuore in gola da tutti i tifosi, partendo da quelli in curva allo stadio di La Spezia ai supporters presenti in piazza, fino a chi sta seguendo la gara nel caldo della propria abitazione davanti alla TV, ma non per questo con meno partecipazione. E quando arriva il triplice fischio che sancisce l'ennesima impresa della squadra di Patron Di Masi, si può lasciare spazio alle immagini, che meglio di ogni commento possono raccontare quello che l'intera città ha vissuto ieri sera. Certo, una semplice partita di pallone non basta a risolvere i problemi di un'intera città, ma questa mattina molti si sono risvegliati con il sorriso sulle labbra ed un ritrovato senso di appartenenza verso il proprio territorio, con l'orgoglio di poter dire: sono un tifoso grigio, sono di Alessandria. Il meteo, in collaborazione con Punto Fuoco di Tortona, azienda leader nella vendita di caldaie e stufe a pellet Montegrappa, autorizzata all'installazione e certificazione delle canne fumarie, con il rilascio del libretto d'impianto diventato obbligatorio. Punto Fuoco di Tortona mette a disposizione il proprio ufficio tecnico per fornirvi consulenza e informazioni sulle nuove normative riguardanti caldaie e stufe a pellet. Punto Fuoco è a Tortona sulla circonvallazione, angolo via Pernigotti. Il Galata è attualmente il più grande museo marittimo del Mediterraneo. Situato nell'area compresa fra l'acquario e la stazione marittima, il museo ha sede nel più antico edificio della vecchia Darsena. All'inizio del percorso, dopo la sala di Cristoforo Colombo e l'armeria della Darsena, si può salire su una fedele ricostruzione di una galea del 600. Si prosegue al primo e secondo piano, tra preziosi atlanti e globi, per arrivare ad affrontare una spettacolare tempesta in 4D a bordo di una scialuppa. La sala nautica e un cantiere navale con la falegnameria portano infine all'ingresso di uno yacht club di fine 800. Il terzo piano è quasi interamente dedicato alla sezione permanente Memoria e Migrazioni, in cui si racconta l'emigrazione italiana via mare. Chi arriva al quarto piano, dalla terrazza, può immergersi tra il cielo e il grande anfiteatro del porto e del centro storico di Genova.